Amici, bentornati a un nuovo video. Oggi vi porto nuovamente sul set del mio ultimo shooting fotografico. Stiamo parlando, come spesso accade, di fotografia industriale. Vi porto comunque qualcosa di abbastanza inusuale e che non si vede tutti i giorni. Vi ricordo a questo punto di iscrivervi a questo canale per rimanere aggiornati se vi interessano contenuti di questo tipo e aspettate fino alla fine del video, perché alla fine del video vi farò vedere anche le riprese di video industriale realizzate sempre durante questa sessione. Sigla! Premetto che non è stato uno shooting semplice, questo fondamentalmente perché non avevo dormito niente quella notte. Infatti la sede del cliente si trova in Veneto. Il viaggio è stato, non dico infernale perché non ho guidato io, quindi fondamentalmente potevo anche dormicchiarmela durante il trasporto. Tuttavia svegliarsi alle 5 per essere dal cliente alle 9 non è mai una cosa piacevole. Quindi per quanto il mio lavoro sia bellissimo, io lo adori, eccetera eccetera, ci sono dei momenti in cui veramente mi viene da dire: ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Questo era uno di quei momenti. Una volta arrivato presso la sede del cliente, ovviamente ho cambiato idea e improvvisamente mi si sono spalancati gli occhi e mi sono ritrovato davanti a tutte queste meraviglie di cui adesso vi vado a parlare. Vediamo un po' di che cosa si è trattato. Il cliente fondamentalmente è un forno. Avete presente un forno? Non quello di casa, sto parlando dei forni, quelli industriali, i forni in cui vengono prodotti i dolci, in particolare le brioche e i bomboloni che mangiamo tutti i giorni al bar piuttosto che all'autogrill. Siamo di fronte a una produzione industriale imponente, infatti come vi mostro abbiamo a che fare con delle macchine che producono centinaia di migliaia di prodotti al giorno, questo per soddisfare un fabbisogno, quello del nostro paese, che è particolarmente alto, perché gli italiani, se non fanno colazione, e apro le virgolette, non mi dovete parlare, non connetto neanche, chiuse virgolette. Filosofia con cui non mi trovo per niente d'accordo. Secondo me bisogna connettere sempre e non esiste che al mattino ci si senta dire non mi parlare finché non ho preso il caffè, ma siamo matti. Ma soprassediamo su queste piccolezze. Trovandomi a entrare nel forno penso immediatamente una cosa: porca miseria, quante scene con quante luci diverse. Eh sì, perché ci sono stanze molto diverse. Diciamo che c'è la stanza principale, il corpo principale dell'hangar alla fine in cui è custodita questa meraviglia, che è abbastanza ben illuminato, e devo dire che c'era anche l'aria condizionata, quindi condizioni assolutamente ottimali di lavoro sia per gli operatori che stanno lì tutti i giorni sia per me. Non c'erano rumori troppo forti, quindi un ambiente di lavoro assolutamente gradevole. Il problema è quando bisogna entrare dentro in alcune sezioni che sono molto interessanti ma sono anche buie, perché non è richiesta un'illuminazione al loro interno in quanto non ci sono quasi mai degli operatori che stazionano presso queste sedi. Sto parlando in particolare di questa stanza che vi faccio vedere, all'interno della quale c'erano, come potete vedere, dei bomboloni che stavano a asciugare, almeno così ci è stato sommariamente spiegato. È una stanza molto molto calda in cui vengono agitati questi scaffali e questo produce l'effetto di asciugare un pochino gli impasti dei bomboloni prima che vengano cotti e riempiti con crema o cioccolato. Questo procedimento si svolge in questa stanza che è piccola, buia e ha una temperatura di 45 gradi. Vi assicuro che stare lì dentro per fare foto e video non è stato per niente facile, ma come potete vedere ne è valsa la pena, perché io non l'avevo mai vista una stanza del genere e scommetto neanche voi. Difficoltà principali incontrate durante questo shooting, che vi ricordo era sia foto sia video, quindi ho dovuto realizzare degli scatti e senza soluzione di continuità ho dovuto passare a girare dei mini video. Quindi la difficoltà principale è sicuramente questa, che io mi trovo lì con tutta la mia strumentazione addosso, quindi sono appesantito, ho caldo, sono stanco perché non ho dormito niente, lasciamo perdere, questa non è una difficoltà fotografica, è oggettiva. Per cui la difficoltà è che mi trovo a dire: ok, se io devo fare una foto in un ambiente buio di questo tipo, uso un certo tipo di strumentazione, un certo tipo di impostazioni. Quindi ho utilizzato, in questo caso per esempio, ho utilizzato un grandangolo, ho utilizzato una camera full frame, ho utilizzato il flash a slitta che ho fatto rimbalzare sul soffitto o sulle pareti, ho utilizzato delle impostazioni di conseguenza, quindi ho dovuto comunque tenere il diaframma più aperto possibile perché c'era poca luce, ho dovuto comunque alzare un po' gli ISO, ho dovuto comunque stare su un 125esimo circa di tempi perché comunque c'erano oggetti in movimento e non volevo rischiare un micromosso. Anche con il flash la luce ambiente avrebbe potuto produrre un micromosso e non volevo correre questo rischio, quindi ho calcolato che con un 125esimo, 160 avrei dovuto starci dentro giusto. È molto importante calcolare correttamente i tempi quando si scatta fotografia industriale, perché se abbiamo a che fare con degli oggetti in movimento
Dobbiamo decidere che cosa fare. Vogliamo enfatizzare il movimento? Allora scattiamo a un quarantesimo in maniera tale che si veda la scia dell'oggetto. Questo è un discorso. Un altro discorso è: non vogliamo che si percepisca il movimento, vogliamo la scena cristallizzata. Allora dobbiamo usare un tempo abbastanza rapido da catturare la scena così come si presenta. Sono due scelte molto diverse. In questo caso io volevo far vedere i prodotti che venivano trasportati, volevo far vedere queste mini brioche che viaggiavano sui nastri, questi bomboloni che viaggiavano sui nastri, quindi per me non aveva senso avere tutto a fuoco e i prodotti sfocati che mi sfrecciavano davanti. Non avrebbe avuto senso, perché avrei perso l'essenza di quello che era lo shooting. Io volevo il contrario, avrei voluto, semmai, magari avrei potuto fare panning sulle brioche, però anche questo non mi sembrava il caso. Volevo catturare la scena così come era, senza trucchi, senza troppi artifici. Quindi diciamo che ho semplicemente optato per una velocità di scatto che mi consentisse di tenere bene a fuoco i prodotti che passavano sui nastri. Ovviamente io scatto le mie foto e sono già in quella stanza, e quindi dico: giro già anche i mini video, se no devo fare il giro due volte. Che cosa succede? Ok, borsa, staccare il flash, mettere via la camera, tirare fuori un'altra camera, perché non ho usato la stessa camera per fare foto e video, ho tirato fuori un'altra camera che non era più una full frame, era una PSC, non aveva più su un grandangolo da F4 come il mio 16-35, ma aveva su il 17-55 che è un F2.8, quindi meglio paradossalmente, c'è più luce, è un sensore a PSC, però c'è un pochettino più luce dalla lente, quindi si compensano. Io ho scelto apposta queste combinazioni di lenti perché bene o male si equivalgono, riescono a darmi quello che voglio in tutte le situazioni. Quindi cambio camera, che già è una rottura di scatole, perché ogni volta montare e smontare, questa è stata la prima difficoltà. Seconda difficoltà, ogni volta cambiare i parametri, perché ho appena scattato in un'altra stanza, cambiare tutti i parametri, risistemare tutto quanto. Una difficoltà ulteriore che ho avuto è stata questa: ho deciso di girare a 30 frame al secondo. Questo perché mi sono detto: abitualmente io giro a 24 frame al secondo perché dà un mood un pochino più cinematografico alle riprese. Tuttavia mi sono detto due cose. Intanto volevo sfruttare appieno la funzionalità OLI della mia 80D, quindi per avere dei filmati un pochino più ricchi e potermela giocare un po' meglio in post-produzione, ho voluto utilizzare questa modalità. Questa modalità supporta i 30 frame al secondo, quindi ho dovuto fare buon viso a cattivo gioco e mi sono anche detto: ma sì, va bene così. Ovviamente scopriremo solo alla fine del video se ne è valsa la pena, perché vi mostrerò il risultato delle riprese e quindi sarete voi a dirmi se ne è valsa la pena o se avreste preferito un banalissimo 24 frame al secondo. Tuttavia, difficoltà ulteriore che questa modalità rappresenta è il fatto che 30 frame al secondo è un formato che di solito si usa negli Stati Uniti. Noi qui in Italia, in Europa in generale, utilizziamo la corrente a 50 Hz e quindi utilizziamo 25 frame al secondo. La nostra televisione gira a 25 frame al secondo, e così come molte delle nostre camere. In realtà la mia camera, che è una EOS 80D, non ha le riprese a 25 frame al secondo perché ha la possibilità di essere settata a 24 oppure a 30. Quindi diciamo che in questo è un po' penalizzante, ma c'è un motivo. Il motivo è che fondamentalmente 25 frame al secondo serve solamente a matchare la nostra corrente. I 24 sono per il cinema, i 30 sono per i format statunitensi. Che cosa succede però se io uso un format statunitense con la nostra corrente a 50 Hz? Succede che abbiamo quel fastidiosissimo effetto flickering, che sono sicuro che conoscete, perché quell'effetto è pressoché inevitabile quando si gira al chiuso e quando si fa slow motion con un iPhone o con un altro telefono. A cosa è dovuto questo fastidiosissimo fenomeno per cui si vede questo sfarfallio dappertutto? È molto semplice. Senza addentrarci troppo nella tecnica, la nostra corrente a 50 Hz ha una frequenza ben definita. Ora, se noi usiamo un numero di frame al secondo che vada a matchare quella frequenza, per cui siamo su 50 Hz e usiamo 25 frame al secondo, non ci sono problemi, perché 25 è la metà di 50. Nel momento però in cui noi siamo sempre a 50 Hz, perché la nostra corrente è quella, non possiamo cambiare gli Hz della nostra corrente, quindi quella rimane costante. Nel momento in cui andiamo a girare a 30 frame al secondo, a 60 frame al secondo, a 120 o a 240, che sono tutti conseguenziali,
Abbiamo il problema del flickering, perché la frequenza dei nostri frame al secondo non corrisponde più con la frequenza della luce che sta venendo emessa dalle nostre lampade. Quindi questo genera un problema. Come si fa a risolvere questo problema? È molto semplice, basta agire sullo shutter, basta agire sui tempi di ripresa. Nel momento in cui io vado a impostare, per esempio, un tempo di scatto di un centesimo di secondo, il problema è sostanzialmente risolto. Quindi io è sufficiente che imposto un centesimo di secondo durante le mie riprese per evitare l'effetto flickering. Vi lascio in descrizione un articolo in cui ne parlo approfonditamente e vi spiego meglio questo concetto, che però non è il fulcro di questo video. Ovviamente se io sto girando con una fotocamera professionale posso permettermi di fare questo giochino, se sto girando con un iPhone purtroppo non posso farla questa cosa, perché l'iPhone è quasi tutto automatico, quindi a meno di non scaricare delle app apposite che ci sono e che mi consentirebbero di migliorare questo aspetto, quando giro con un iPhone e faccio slow motion sono fregato. La difficoltà qual è stata però? Che nel mio caso avevamo un misto di luce ambiente, quindi luce esterna che proveniva dall'esterno, dalle finestrelle, e di luce elettrica, quindi c'era un misto tra queste due cose. Per cui che cosa è successo? Che ci ho messo un paio di minuti a rendermi conto che c'era il flickering e quindi le prime riprese le ho dovute rifare. Avendo cominciato in una stanza in cui c'era una prevalenza di luce ambiente, il flickering era praticamente assente. Passando nella seconda stanza mi sono accorto dopo pochi secondi che c'era questo problema, c'è anche un avviso sul display della camera che ci avvisa quando c'è questo effetto presente nelle riprese, per cui ho dovuto rigirare alcuni dei fotogrammi che avevo cominciato a catturare e ho dovuto reimpostare gran parte dei parametri, perché passiamo da un sessantesimo a un centesimo, questo significa alzare gli ISO oppure aprire il diaframma per avere l'esposizione continuamente corretta. Questo è seccante, ma sapete perché? Per un motivo banalissimo, semplicemente perché ok, io ho compensato e quindi ho una ripresa corretta senza quell'effetto brutto che mi rovina le riprese, però che cosa succede? Ho dovuto velocizzare, ho dovuto andare più rapido con i tempi e questo significa che ho meno luce. Questo è molto seccante, perché in un ambiente dove già ho poca luce, dove già è buio, sto già facendo fatica, togliere ulteriormente luce è la cosa peggiore che possa succedere. In questo caso ho dovuto farlo per forza, ovviamente si va a compensare alzando gli ISO, perché probabilmente, anzi sicuramente, avevo già il diaframma pressoché spalancato. Questo che cosa comporta? Per voi che guardate il video da casa probabilmente niente, perché lo state guardando quasi certamente da mobile ed è molto difficile cogliere questi dettagli da mobile. Se lo guardaste su un bel monitor 4K o Full HD sicuramente notereste che nelle riprese c'è un po' più di rumore di quello che avrebbe potuto, un po' più di rumore che in questa ripresa che state guardando adesso, per esempio. In questa ripresa io in questo momento sto girando a ISO 400, qui non c'è tanto rumore, a ISO 400 è assolutamente tollerabile. Ovviamente nel momento in cui per questioni esterne, perché manca luce, siamo costretti a salire sopra ISO 1000, in questo caso eravamo a 1600 se ricordo bene, 1600 è un po' tanto, un pochino di rumore c'è, ovviamente è tollerato in questo caso, anche perché altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare le riprese. Ovviamente in questo caso sarebbe stato possibile montare delle luci supplementari, che infatti io avevo il bagagliaio pieno di giocattoli, quindi non è che mi mancassero le cose, però i problemi sono stati due, ovvero ci abbiamo pensato ma ci siamo risposti da soli in un battibaleno, perché abbiamo pensato che cosa facciamo? Ci portiamo dietro per tutto lo stabilimento produttivo luci, cavalletti, ciabatte, prolunghe e in ogni stanza in cui dobbiamo sostanzialmente fare una ripresa di 30 secondi, perché ogni stanza ha 30 secondi di ripresa, 2 minuti di foto, quindi 3 minuti totale in ogni stanza, quei 3 minuti totale diventano il doppio, perché ogni volta dobbiamo trasportare una serie di cose, attaccarle, trovare la corrente, tenere le porte aperte perché sennò tranciano i cavi, e insomma diventava tutto molto più complicato, neanche tanto per noi, perché alla fine io sono pagato, io se devo fare quel lavoro lo faccio, non è un problema, diventava un problema anche per il cliente però, perché avrebbe dovuto dedicarci molto più tempo e fare delle cose che avrebbero potuto rallentare la produzione. Se ci fossero stati dei cavi tesi in mezzo alle stanze tutti gli operatori ne avrebbero risentito. Ovviamente non si può fermare uno stabilimento con una produzione come questa per fare le riprese, quindi ci si deve anche adattare e riuscire a fare le riprese senza danneggiare la produzione. Quindi
La scelta di lavorare con ISO un pochettino più alti è stata assolutamente obbligata, ma è anche la cosa migliore che si potesse fare, secondo me, perché così non abbiamo danneggiato il nostro cliente durante le riprese e è una cosa comunque apprezzabile perché ci siamo adattati a fare il lavoro con le tempistiche, con le modalità che il nostro cliente ci ha richiesto. Quindi questa è una cosa da non sottovalutare. Un pelino di rumore in più viene sempre perdonato se è fatto per venire incontro alle esigenze specifiche del cliente. Ora voglio parlarvi di una difficoltà mia soggettiva durante la realizzazione di questo shooting. Io sono un grandissimo fan di brioche e bomboloni, per cui per me vedere tutto questo ben di Dio sfilare su questi nastri trasportatori e dover stare lì rigido come un cavalletto con addosso 4 kg di macchina fotografica e altrettanti di borsa, zaini e balle varie senza poter allungare le mani e mangiarmele tutte è stato veramente veramente difficile. Posso dire però in mia difesa che al termine dello shooting abbiamo fatto man bassa perché ovviamente ce ne hanno regalate un po'. C'era infatti un'area testing all'interno della quale diciamo che i prodotti venivano testati, nel senso che a campione vengono sperimentati alcuni prodotti da alcune batch di produzione per vedere se la cottura è sempre giusta, se il ripieno va sempre bene, e quindi c'è proprio un'area dedicata agli assaggi. Ovviamente non vengono mangiate tutte, vengono poi donate, perché ovviamente il personale non è che può mangiarsele tutte, quindi la maggior parte di queste cose vengono poi donate a degli enti benefici piuttosto che ad altre entità che in qualche maniera che ne fanno un uso migliore che tenerle lì semplicemente per un controllo qualità. Vi parlavo prima della scelta dell'equipaggiamento fotografico. Allora, sicuramente la decisione è stata quella di essere snelli e rapidi, ma questo in generale, come sempre, perché vi ricordo che per quanto noi siamo qui per fare il nostro lavoro al meglio delle nostre possibilità, se riusciamo a farlo in fretta, questo è un plus per noi. È un plus per noi, ma che non è che è un plus per noi e basta, è un plus anche per il cliente, perché il cliente la percepisce questa cosa del fatto che abbiamo finito in tempi ragionevoli. Se arrivano le 7 di sera e io devo dire al cliente guarda non ho finito, e quello è un minus. Quindi il fatto di lavorare rapidi è un plus. Se io al mio cliente dico guarda mi avevano detto tutta la giornata ma sono le 4, io ho già finito, per il cliente è un plus, ha 2 ore libere, può uscire prima pure lui paradossalmente o può mettersi a fare un'altra cosa, quindi non è da trascurare questa cosa perché il tempo è denaro sia per lui che per noi. Essere assolutamente snelli e rapidi è imperativo, per questo motivo io opto per una singola borsa quando posso. In questo caso per fortuna sono riuscito a usare una singola borsa. La borsa era una Low Pro 180V, è una borsa a cui sono molto affezionato, ce l'ho da un sacco di anni e mi consente di portarmi dietro 2 corpi macchina e un flash a sletta. Questo è fondamentalmente tutto quello di cui ho bisogno per fare uno shooting di questo tipo. Ovviamente avevo delle altre cose a parte, cose che nella borsa non ci stavano. Avevo sicuramente un treppiede, avevo sicuramente degli stativi per delle luci supplementari che avevo e che abbiamo usato per realizzare dei video con gli speech, dei video con le interviste del personale e degli addetti a questo forno. Tuttavia questa è una strumentazione che non mi porto durante lo shooting industriale vero e proprio perché, come già detto, intralcerebbe e creerebbe più problemi di quanti non ne andrebbe a risolvere. In particolare il cavalletto. Voglio spezzare una lancia in favore del cavalletto. Ora, ovviamente i professionisti dicono sempre usate il cavalletto, usate il cavalletto. Io non sto qui a prendervi in giro, ok? Io vi dico le cose come stanno. Ragazzi, è vero, usate il cavalletto, è bellissimo usare il cavalletto, è comodissimo, le vostre immagini verranno fuori con meno rumore, saranno sempre più belle. Ok, tutto vero, tutto bello, bravi. Però dobbiamo anche guardare in faccia la realtà. Noi ogni tanto ci troviamo di fronte a delle esigenze specifiche. In questo caso la mia esigenza specifica era metterci poco, essere agile, non intralciare il lavoro degli altri. Se io fossi dovuto entrare in una stanzetta che era larga così, perché la stanza dove facevano decantare i bomboloni era, lo spazio agibile era poco più di 1/2 metro, quindi ci si stava a malapena. Se io avessi dovuto introdurre anche un cavalletto lì dentro e mettermi a comporre su cavalletto non vedendo il display, perché attenzione, non tutte le mie camere hanno il display tiltabile, quindi sarebbe stato un problema, mi sarei andato a mettere in una brutta situazione da solo. Per cosa poi? Perché attenzione, bisogna anche fare un ragionamento. Io quando posso usare il cavalletto? Io posso usare il cavalletto quando la scena è statica. Qui stiamo parlando di fotografia industriale, ragazzi, quindi si muovono le cose. Quindi io non posso dire facciamo una posa lunga da 30 secondi così gli do la foto con meno rumore. Non lo posso fare, perché in 30 secondi le cose si muovono. Mi veniva tutta sfocata, mi veniva tutta col ghosting la foto. E non è quello che voglio. Io volevo far vedere gli oggetti fermi, volevo far vedere i prodotti fermi sui nastri. Quindi
va bene, figata, usiamo il cavalletto, però pensiamo prima di usare il cavalletto. In questo caso non era proprio la cosa sua, non andava bene. Non andava bene né per una questione di spazi, ma neanche per una questione di resa finale. La resa finale col cavalletto non era quella che io volevo per questo shooting, che io volevo e che era quella che voleva anche il cliente, ovviamente, perché è ovvio, il cliente vuole vederli i suoi prodotti, non vuole vedere tutto sfocato con solo le macchine sullo sfondo a fuoco. Quindi pensiamoci a queste cose, non gliel'ho neanche chiesto al cliente, era ovvio. Avrei potuto fargli degli esperimenti col cavalletto, ma sarebbe stata una roba in più che poi avremmo buttato via e gli avrei fatto perdere tempo. Quindi siccome l'ho già fatta, questi giochini li ho già fatti, non li faccio più in presenza di un cliente, faccio quello che so già che va bene. Questo lo so che sembra rispecchiare un pochino l'ottica anche di certi social network, in particolare Instagram. Io mi ricordo su Instagram grandi professionisti, grandi influencer, quelli veri, no? I ragazzini che comprano i like per 500 euro, dicono tutti la stessa cosa. Fai di più quello che funziona, cioè è inutile postare contenuti a caso per vedere se funzionano, vai a vedere la tua nicchia, vedi già cosa funziona, posta quel tipo di contenuti. È la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Io so già che tipo di fotografie funzionano in un ambito di fotografia industriale e più o meno so già anche che tipo di fotografie funzionano per un determinato contesto, quindi non ho bisogno che il cliente mi dica guarda che le foto le voglio così. Sono io semmai che gli dico guarda le foto vanno fatte così e è così, perché io ho più esperienza del mio cliente nel fotografare le cose, tutt'al più il mio cliente di solito mi dice guarda che questa cosa la possiamo fotografare anche da qui, guarda che si può passare di qua, insomma mi suggerisce degli spot che io non saprei, perché magari io non so che si può aprire il vetro, non so che si può salire su una scala e fotografare da sopra il macchinario, queste cose me le dice il cliente. Per il resto ne so più io di lui di come si fotografano determinati processi ormai, quindi diciamo che tendiamo a fidarci reciprocamente, ecco. Torniamo al mio kit. Il kit deve essere assolutamente rapido, per cui io quando sono in giro a fare fotografia industriale, a meno che non ci siano dei pezzi molto piccoli, mi è capitato di fotografare viti e bulloni, se ci fossero stati pezzi molto piccoli come viti e bulloni mi sarei sicuramente portato il 100 mm macro, sicuramente, però in questo caso non serviva a niente perché le brioche sono abbastanza grandi, le fotografavo tranquillissimamente con il 17-55, per cui abbiamo una PSC che è la Canon EOS 80D con su montato il 17-55, è un f2.8, quindi è abbastanza luminoso e mi dà la versatilità che mi serve, perché mi dà sia un medio grandangolo, mi dà un 88 mm in realtà al massimo zoom con il diaframma costante f2.8, questo è essenziale, io lavoro solo con ottiche con diaframma costante, se no non riesco a lavorare. Sono assolutamente necessarie se vogliamo fare un buon lavoro queste ottiche, se no ogni volta che variamo lo zoom varia anche il diaframma, non è modo di lavorare a parer mio. Abbiamo poi una 5D Mark IV con il 16-35. Utilizzo questa combinazione perché mi dà la versatilità che mi serve, nel senso che sulla PSC abbiamo un diaframma più aperto, quindi andiamo a compensare che la PSC becca meno luce perché è più piccolo. Sul full frame invece abbiamo una lente un pochettino più complessa da usare perché abbiamo un f4, è una lente che io adoro, oltretutto è il 16-35 con lo stabilizzatore, quindi la versione 2, in questo caso lo stabilizzatore mi aiuta moltissimo perché riesco a compensare moltissimo il fatto che magari sto dilatando i tempi per tenere gli ISO un po' più bassi, lo stabilizzatore sicuramente mi aiuta. Ovviamente lavorare con un grandangolo e con lo stabilizzatore mi consente di scattare fino a un ventesimo, ma non l'ho potuto fare in questo caso perché a un ventesimo le foto sarebbero venute nuovamente mosse, quindi ho dovuto rimanere su un 125esimo con l'aggiunta del flash, messo il flash a slit, e questa era la mia combinazione, quindi la lente più veloce per fare prevalentemente video, la lente più chiusa da usare con il flash. Questa combinazione mi permette di portarmi a casa sia le foto sia le riprese di cui avevo bisogno. Ovviamente questo ragionamento lo fai prima a casa, lo fai direttamente presso la sede del cliente, intanto perché devi decidere cosa metterti in borsa, poi perché non è bello mettersi davanti a lui a dire allora metto questo, no, lo devi già sapere prima, arrivi lì e scatti, fai il tuo lavoro, al cliente non gliene frega niente dei giocattoli che ti sei portato, il più delle volte neanche li guarda, gli interessa molto il risultato però, quindi è quello che noi gli dobbiamo dare, non fargli vedere che abbiamo la borsa piena di giocattoli. Ora, per quanto riguarda le foto, ovviamente scattando prevalentemente con il flash diciamo che non c'erano grossi problemi, tra stabilizzatore e flash la ripresa era assolutamente stabile. Per quanto riguarda il video, una piccola nota personale che mi sento di fare, ragazzi, io devo assolutamente comprarmi un gimbal. Sì, perché comprarsi un gimbal, è vero, comporta uno sbattimento in più perché bisogna portarsi dietro della roba in più che è pesante, poi bisogna montarlo e usarlo ovviamente, e costa una mazzata, perché ho guardato un pochettino su Amazon, con meno di 500 euro non ci si porta a casa niente di utilizzabile.
Quindi, tuttavia, credo che prima o poi me lo dovrò proprio regalare perché comunque, al di là del fatto che realizzare le riprese a mano sia faticoso, perché stare lì con la camera in mano in quel modo è faticoso e pesante, con un gimbal si sta un pochettino più comodi e si lavora meglio. E poi diciamo che questo mi limita un pochino. Io non ho mai avuto un gimbal in vita mia perché diciamo che non faccio video in cui sono necessarie delle riprese in movimento. Tuttavia, se lo potessi fare, sarebbe un'arma in più che potrei utilizzare per fare certe cose. Io in questo momento utilizzo prevalentemente il treppiede o il monopiede per fare delle carrellate. Se io avessi anche la possibilità di una ripresa stabilizzata, sicuramente sarebbe un'arma in più, che non sempre potrei usare perché certi spazi magari non me lo consentirebbero. Tuttavia, faccio questo video anche per mandare un messaggio al me stesso del futuro: comprati un gimbal perché è ora. Altre cose da dire su questo shooting, fondamentalmente non ce ne sono, perché moltissime cose le ho già dette negli scorsi video in cui vi parlavo sempre di fotografia industriale, per cui innanzitutto vi invito ad andarvi a recuperare gli shooting di fotografia industriale. Li trovate tutti nella playlist Diario del Fotografo di cui questo format fa parte, li troverete tutti lì dentro, comunque sul mio canale è una playlist accessibile. Vi invito ad andarveli a rivedere se vi interessa la fotografia industriale, se volete carpirne i segreti e cercare di indagare un pochettino come sono i file d'uscita di quelli che sono queste tipologie di lavoro. Durante questi video ho più volte spiegato quelle che sono eventuali problematiche o eventuali plus di quello che può essere realizzare uno shooting di fotografia industriale. Anche in questo caso, ovviamente, la cosa che mi è piaciuta di più è che, al di là delle brioche, per carità, che erano meravigliose, mangiare una brioche appena presa dal nastro, che quindi è appena cotta, non è ancora neanche stata imballata, cioè non è possibile mangiare una cosa più fresca di così, perché nel momento in cui arriva dal panettiere, all'autogrill o in qualunque altro posto stia venendo mandata, si è fatta delle ore di camion, si è fatta delle ore dentro in uno scatolone, così fresca, veramente appena cotta sul nastro, che è proprio presa e sta ancora fumando. Io non l'avevo mai vista una brioche così, salvo qualche altro forno in cui ero stato, però erano forni più piccoli dove magari le facevano realizzare altrove e lì non facevano altro che riscaldarle o terminare la cottura. Qui l'intero procedimento era terminato proprio da pochi secondi. Come vedrete nel video alla fine, il procedimento è veramente rapido, nel senso che c'è una macchina impastatrice che impasta quella che è la sfoglia della brioche, la impasta, la schiaccia, la tira, viene tagliata da una macchina successiva, viene arricciata e messa in piega da una macchina successiva ancora, dopodiché viene fondamentalmente passata dentro in uno stanzone dove viene cotta, viene spruzzato lo zucchero, c'è un siringone che la riempie di crema e la brioche è pronta. Quindi dall'impasto alla brioche finita passano pochi secondi, nel senso che è una macchina pazzesca, ha una produzione altissima, ne produce veramente tantissime al minuto. E quindi voi immaginatevi che pochi secondi prima stiamo guardando della pasta che scorre sul nastro, pochi secondi dopo abbiamo la nostra brioche pronta in mano. È pura magia, ragazzi. È veramente una favola. Ce la si mangia, che è un piacere, anche perché si è appena assistito a tutta una spiegazione sul percorso, su come funzionano questi macchinari. Vi assicuro che è veramente una libidine. Anche in questo caso, come dicevo, il plus assoluto per me di uno shooting come questo è che siamo in un ambiente che non è visitabile, siamo in un ambiente dove non è che si dice vado lì, busso e me le fanno vedere. No, è uno stabilimento chiuso, è un posto dove entrano solo gli addetti ai lavori. Quindi per me il plus assoluto di fare questo tipo di lavori è avere la possibilità di accedere a queste aree, di vedere queste realtà che non vede quasi nessuno. Se avete National Geographic a casa, Disney Plus, National Geographic, magari vi è capitato di vedere, come si chiama quel programma, I segreti del cibo, una cosa del genere, dove fanno vedere tutti i procedimenti industriali con cui vengono realizzati i prodotti confezionati che abbiamo in casa tutti i giorni. Io mi sento un po' come se stessi facendo una cosa del genere. E fondamentalmente è la stessa cosa. Magari National Geographic sì che può andare lì, suonare e dire fateci entrare, perché se National Geographic ti chiama tu rispondi. Per me è un po' diverso, io vengo chiamato da un cliente, non è che posso andare lì. Io mi sento comunque un privilegiato perché ho la possibilità di accedere a queste aree dove nessun altro può entrare e posso realizzare delle riprese che poi mi rimangono e che infatti tra poco vi mostro, che non sono tanto diverse da quelle che vediamo in televisione in programmi come I segreti del cibo. Ovviamente io non ho gli stessi mezzi di National Geographic. Loro sì che avrebbero fermato l'attività del cliente e avrebbero portato dentro nell'impianto l'astronave con 20.000 camere, luci, cavalletti, rotaie.
Sono casi diversi, ovviamente. Un documentario che deve andare poi sulle televisioni internazionali ha una priorità diversa rispetto a un video case history che posso andare a fare io. Se state però a guardare i risultati finali, vi renderete conto che la differenza non è così abissale, nel senso che la differenza c'è ovviamente, nel senso che c'è National Geographic, voglio dire, stiamo parlando dei top professionisti del mondo. Però se io vi faccio vedere il video che guardate alla fine comparato con uno spezzone di puntata di I Misteri del Cibo, vedrete che non c'è tutta questa differenza né in termini di qualità né in termini di quello che andiamo poi a vedere. Sono abbastanza equiparabili perché comunque il soggetto era lo stesso e le riprese sono comunque fatte in una maniera tale da rendere quello che era l'ambiente. Quindi qui in realtà abbiamo un doppio plus. Da un lato sono esaltato perché ho visto una cosa che posso vedere solo io e dall'altro sono esaltato perché dico, cavolo, ho fatto un tipo di lavoro che non dico che potrebbe essere trasmesso su Disney Plus e non sfigurare, però poco ci manca. Bene, io credo che siamo arrivati al termine di questo video e a questo punto io vi posso lasciare con il video montato e già post prodotto di quelle che sono le riprese industriali realizzate sempre durante questa giornata. Questo video ve lo metto alla fine, così siete costretti a guardarvi tutto il video, ve lo metto alla fine anche per non spezzare il discorso perché sennò sarebbe difficile riprenderlo. È un video abbastanza breve perché dura un paio di minuti, non è stato facile montarlo perché fate conto che io mi sono ritrovato a casa con 3 ore di riprese, quindi montare 3 ore di riprese in un video di 2 minuti non è impresa facile. Ho scelto una musichetta che mi sembrasse appropriata da mettere sotto e ho montato seguendo il tempo della canzone. In questa maniera sono riuscito bene o male a prendere uno spezzone di almeno ogni procedimento e infilarlo dentro questo mini video. Ovviamente alcune lavorazioni, alcune fasi vanno un po' perse vedendole così, perché alcune cose sarebbe proprio bello vederle distese nel tempo, vedere questi nastri che continuano a scorrere con sopra queste brioche, è veramente ipnotico. Ma non è questa la sede per farvelo vedere. Qui è semplicemente il momento di darvi un'idea generale di quella che era la produzione all'interno di questo stabilimento. A questo punto, prima di lanciare il video, io vi ricordo di lasciare un like a questo video perché sono sicuro che avete anche voi visto cose che non avevate mai visto in vita vostra. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale perché ci saranno altri contenuti di questo tipo che sono sicuro non vi volete perdere. A questo punto io vi lascio al video finale, ma vi do appuntamento alla prossima.